pulizie ecologiche, sostenibili a basso impatto ambientale, 11 detersivi a meno di un euro con un solo prodotto e davvero a basso costo. Guarda il video fino alla fine. Ciao, sono Stefania con Luciano, gestiamo questo canale ed il sito cambiavita50anni.com. Raccontiamo ciò che impariamo e viviamo. La soluzione. Per fare tantissimi detersivi ce l'abbiamo qui. È la base della base. Abbiamo utilizzato 800 ml o 800 grammi, lo peso specifico qua, di acqua, possibilmente demineralizzata, ma va bene anche quella del rubinetto, ve lo garantisco, e 200 grammi di acido citrico. Con questi due ingredienti li uniamo. Mescoliamo e abbiamo realizzato un detersivo, ma tantissimi detersivi utili per fare miliardi di prodotti e pulire praticamente quasi tutta la casa. Meno di un euro, abbiamo speso veramente poco, avete visto che quanti secondi ci abbiamo impiegato. Mescolate, fate sciogliere per bene il nostro acido citrico e vediamo adesso tutti gli utilizzi del nostro acido citrico. L'acido citrico è una polvere bianca inodore, ha un bassissimo impatto ambientale, biodegradabile e viene utilizzato per tantissimi utilizzi in casa, per fare manutenzione alla lavatrice e alla lavastoviglie basterà mettere 2 cucchiai di polvere di acido direttamente nel cestello della lavatrice o lavastoviglie e avviare un lavaggio a circa 40-50 gradi a vuoto. In questo modo gli elettrodomestici saranno puliti dal calcare e funzioneranno meglio e consumeranno anche meno corrente. Decalcificante per la lavastoviglie. Oltre a decalcificare la lavastoviglie, se mettete all'interno dell'elettrodomestico le vostre pentole in acciaio, brillerà e toglierà il calcare a tutto. Manutenzione della macchinetta del caffè. Per chi ce l'ha, io ho la classica moka. Sia a cialde che in grano di caffè. Infatti le bustine che acquistate per la manutenzione di queste macchinette non sono altro che acido citrico, perché è alimentare, incolore ed inodore. Quindi via al risparmio di soldini ed utilizziamo la nostra polvere direttamente. Pulire la brocca dell'acqua. Questa è semplicissima, come tutte le cose. Basterà mettere un cucchiaio nella brocca con acqua calda. Lasciare in ammollo una quindicina di minuti, ho lasciato anche mezz'oretta perché spesso mi dimentico, e procedete al lavaggio con la spugna come sempre e poi risciacquate bene. Ok? Lavare il lavello ed i fornelli. In uno spruzzino mettete 200 g di acido citrico e 800 g di acqua, meglio se demineralizzata, ma va bene anche quella del rubinetto, io l'ho fatta spesso anche quella del rubinetto. Mescolate bene e spruzzate. Il box doccia
Stessa soluzione, 200 g di acido citrico e 800 di acqua. Spruzzate in tutta la doccia e lasciate agire circa 30 minuti. Brillantante, stessa quantità al 20%. Sostituire questa soluzione al solito brillantante. Nella vaschetta togliete, non mettete più la solita cosa tossica, ma mettete questa soluzione. L'ammorbidente, ancora stessa quantità, 200 g di acido citrico, 800 di acqua sciolti. E i capi, alcalinizzerà l'acqua del lavaggio e toglierà residui di detersivo rimasti sui tessuti, e in questo modo i tessuti saranno ancora più morbidi. Il detersivo per il bagno, se prendete questa soluzione sempre al 20% e mettete metà soluzione e metà detersivo piatti, sarà ottimo anche per lavare i piatti, ma per pulire anche i sanitari. Quindi due detersivi in uno. Balsamo per capelli? Non è un detersivo, ma è una chicca in più. Utilizzate circa mezzo bicchiere di questa soluzione fatta sempre con 800 ml di acqua e 200 g di acido citrico e la verso in un bicchiere e io lo intiepidisco un po' e poi all'ultimo risciacquo lo metto sui capelli, non bagnato perché mi raffreddo subito. Quando evitare l'acido citrico? Sul marmo e su pietre naturali. Dove si può acquistare? Troverete il link nel box informazione oppure anche nel primo commento, ma la potete utilizzare nei prodotti di prodotti biologici. Adesso si trova anche nei supermercati. Un tempo si trovava quasi solo esclusivamente nelle farmacie, ma costava un patrimonio. Adesso si trova veramente dappertutto. Io l'acquisto online perché sono comoda ad acquistarlo online. Però veramente questo acido citrico è un portento, non dovrebbe mai mancare in qualsiasi casa dove i proprietari hanno una sensibilità all'impatto ambientale, alla nostra salute, al nostro portafoglio e a realizzare i propri sogni. Perché anche solo con questo piccolissimo gesto di avere l'acido citrico e di utilizzarlo in casa possiamo veramente fare grandi cose. Scrivetemi nei commenti come voi lo utilizzate questo acido citrico, perché è veramente meraviglioso.